Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale nel nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri. Io Virillo. Oggi andremo a recensire la nostra nuova box. Vai Virillo, spoilercela. Allora, la Bendy Vape, dalla Pulse BF Box Mod. Una bomba di box, leggerissima, disegnata da Tony B Project, un youtuber che fa vedere le recensioni come facciamo noi. Andiamo a vedere la box. Allora, la box si presenta con due sportellini in plastica, con le sue calamite dietro molto fini, molto piccoline, il suo sportellino di dietro per poi andare a togliere la batteria. Eccolo qua, due sportellini. La riduzione per la batteria, ci può andare sia la batteria 18650 che la 20700. La 20700 cosa cambia dalla batteria 18650? Che la 20700 è un pochino più cicciottellina, allora dura un po' di più. Ha la sua riduzione che, mettendo questa dentro qui, si va a posizionare al suo interno, mettendo il più giù e il meno di sopra. Ora andiamo a vedere dentro l'interno come è fatta la box. La box allora ha un fermo, per via che se te la metti in tasca non si va a schiacciare, non si attiva, che tirandolo giù va in funzione il tasto. È un tasto elettronico, non è meccanico, a differenza delle box meccaniche. Ha la sua boccetta da 8 ml squonk, bella morbida, che a tanti non piace la boccetta morbida perché dicono che non squonka bene. Poi la proveremo, andremo a fare il suo tubicino piccolino, che ora lo vado a tirare giù, è un po' duretto perché la box è nuova. Bello duretto come tubicino, non è mollo che viene via. E ora andiamo a mettere la batteria, a fare la prova di svapo, a vedere prima all'interno cosa ha la scatolina, i suoi spare part. Allora andiamo a vedere dentro alla sua scatola. Ha la bustina che c'ha una molla, la vite per il bloccaggio del pulsante e un pernetto, che poi andremo a vedere cosa serve. Dietro al libretto illustrativo a varie lingue, ben dettagliato, perché è una Bibbia, questo qua non è un biglietto, è una Bibbia per spiegare tutte le lingue. Se uno vuole parlare inglese, cinese, basta che sono traduce, parla tutte le lingue. Un dizionario. Ora andiamo a fare la prova di svapo con il Wesp Nano, per tirare la somma a questa box abbastanza leggera, innovativa. Tutti i ragazzi vogliono questa Pulse BF perché è leggerina, la metti dove vuoi, ti rimane in mano, ha una bella forma. Allora, apriamo la box, mettiamo la batteria più giù e meno su con la sua riduzione, si mette parallela così e si spinge dentro. Andiamo a mettere il Wesp Nano, tac, e andiamo a fare la prova di svapo con un liquido. Ora non è in BF, non ci ho messo il pin BF, però c'è anche il Wesp Nano, poca spesa, tanta resa, è in dotazione dentro il suo pacchetto il pin BF. Allora vai Gabri, mettiamoci il suo sportellino, bello, carino, tac, se lo richiama, non ciotola tanto dentro, tira giù il tirettino, la sicura e vai. Spinge, fa un botto di fumo. Spinge davvero bene. E il tasto è anche bello morbido, comodo. Tanti dicevano che non è buono, il pulsante secondo me è buono. Qualche botto di fumo, c'è una bella spinta, leggerina. Leggerissimo. Non la senti neanche, ma plasticosa, senti com'è. Vabbè, ma è fatta così. Abituato noi alle box metallare, quindi. Che punto ci dai a questa box, Gabri? È formata bene. C'ha le sue scritte, Wendy Vape, Pulse,
acqua è il segnale del battito cardiaco. Io una bella boxetta nel complesso. No. Ci sono anche sportellini che li programmi intercambiabili, con la rosa, blu, rossi, grigi. A noi ci piace il nero azzurro. A noi ci piace il nero azzurro. Allora, dalla taverna dello Svapo è tutto. Ricordiamo che questa box la potete trovare anche da Svapo Caffè, Marina di Carrara, La Spezia e Molciara. Se volete fare un passo a trovarlo, è una box che ha un basso costo per essere una box mod con ZBF, tanta roba sporca, che ci metti il tuo liquido, il tuo HTML, ti dura tutto il giorno, se non sei uno svappatore. Vabbè, al massimo ti porti via la boccettina, l'altra batteria, sei a posto tutto il giorno. Svappando ci puoi mettere anche il suo della Wendy Vape Pulse. Sì. C'è il single coil da 22 e il dual coil quello da 24, sempre in BF. Dalla taverna dello Svapo è tutto. Ricordate che abbiamo il canale su Instagram, la pagina su Facebook. Se vi volete scrivere noi vi accettiamo. Certamente. Siamo lieti. Dalla taverna dello Svapo è tutto. Un bacio.